Arrivederci. Giornata riposante. Buonanotte. Letto mio. Ciao tu. Meno male che è finita sta giornata. Penso, l'ho svenuto appena 6 volte. Scusi, non è che vorrei essere indiscreto, però la sua faccia mi ricorda moltissimo qualcuno. Non è che per caso è la signora Iena? Sì, sono proprio io. La Iena. Ecco, lo sapevo. Se vuoi posso anche dimostrarti. No, 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 ci credo, per carità. Ma ricorda, da questo momento in poi, la Iena sarà il tuo. No, no, guardi che c'è un equivoco, se sbaglio in parecchi, non si preoccupi. Io so cretino, c'ho pure un certificato che lo dimostra col timbro, glielo faccio vedere. Lo sta. È chiaro adesso? Io sarò te e tu sarai me. Così in che senso? Dimenticavo che sei anche cretino. Nel senso che se sparano a me, ammazzano te. E se per caso sparano a me, ammazzano te. Che te poteva, io devo sempre morire. Scusi, ma se io mi rifiutassi... T'ammazzo io. Oggi mi sento proprio circondato da tantissimo affetto. Senti, tu secondo me parli come mangi. Cioè troppo. Stai attento e chiudi quella boccaccia maledetta, altrimenti sarò costretto a farti un bel abitino di piombo su misura. In che senso? Ci lo corri. Senti, e ricorda un'altra cosa. Io da oggi vivrò in questa casa. Che bella notizia. Eh sì, Düsseldorf per me ormai è diventata zona minata. Le nostre facce lì sono troppo. E già, che ci fa, mie gemelle Kessler? Non fare lo scemo. E ricorda che quando sarò qui, per te sarà territorio minato. Una specie di Düsseldorf. Senti, smettila. Adesso cerca di uscire, che ho voglia di riposare. È chiaro? E se non ti va, fallo lo stesso. Sì. Tanto dopo sta giornata di oggi, non mandava proprio tanto a letto, glielo giuro. Buonanotte, signora Iena. Cioè, ciao, bro. Cioè, buonanotte. Oh sì che sto bello fresco come una rosa. L'altra notte che dormo qui mi scambiano per gobbo del quarticciolo. Siamo svegliati spiritosi stamattina. Guarda che io non sto scherzando, è una rapina. Sai che novità, scusa, eh. Resta un attimo, ti faccio vedere. Ti vedo messo. Eccolo qua, il posto. Allora, 2 milioni e 882 milioni di debito. E questa che sarebbe? Un'opera di carità? Ciao, Sadip. Eccoli, è arrivata la Croce Rossa. Ciao, Sadip. Qui, sono peggio di te. Mascalzoni e delinquenti, perché non mi pagano mai. Ah, vedi. Beh, che è sta faccia? Che stai a fare? L'imitazione di Charles Bronson. Sì, il giustiziere della pasta asciutta. Dai, va, che ti insegno una mossa di cinzù. Almeno non c'hai più paura.
New York gli ha fatto un effetto. È vero, sembrava un mostro. Avete visto come la stringeva, come la baciava? Con che violenza, con che brutalità. Non vi preoccupate, Pupe, voi non correte per